La notizia di Saggiante di oggi riguarda Microsoft, nella fattispecie Microsoft Teams. Sconosciuto ai molti fino al 2020, quando poi durante la pandemia c'è stata la corsa sia dalle aziende che dalle istituzioni, che dalle università, che dalle scuole, per cercare la migliore piattaforma di videoconferenza, perché il mondo doveva andare avanti. Ora, prima di darvi le due notizie che riguardano Microsoft Teams, mettiamo le cose in prospettiva. All'inizio di quest'anno, ovvero gennaio 2022, Microsoft dichiara di aver superato i 270 milioni di utenti attivi mensilmente sulla piattaforma di Microsoft Teams, che è una bella fetta del mercato. E voi pensate che con tutti questi utenti non ci sia sempre qualcuno di losco che voglia mettere le mani in questa grossa e buona marmellata? Ovviamente sto parlando dei cybercriminali. Infatti, il ricercatore di Vectra, un'azienda californiana che si occupa di cyber security, ha trovato una vulnerabilità piuttosto pesante, tra l'altro sfruttabile da tutti, anche da me che di cyber sicurezza non ne capisco nulla, che riguarda tutti i client desktop. Non sono sicuro se riguarda anche quelli mobile, ma comunque client desktop, quindi per Windows, per macOS e anche per Linux. Ma di quello ne riparliamo dopo. Ma cos'è questa falla di sicurezza? Qual è il problema? Ne riparliamo dopo la sigla. You can 27. They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo di Microsoft Teams. Ma prima di cominciare, se siete nuovi di ritorno di questo canale, se non siete ancora iscritti, potete iscrivervi al canale e cliccare la campanellina, così non solo supportate il mio progetto Away From Keyboard AFK, ma anche rimarrete aggiornati sui nuovi contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram, qui sotto trovate il mio tag, dove porto non solo anticipazioni di video che poi alla fine porto su questo canale, e anche comunque robe che faccio durante le mie giornate. Lo so che non ve ne frega nulla. E adesso riprendiamo con Microsoft Teams. Dunque, cosa riguarda questa falla di sicurezza? Parla che praticamente è molto semplice aggirare la multi-factor authorization. Ora, cos'è la multi-factor authorization? È quando voi inserite la password, vi viene chiesto un altro codice che in base al servizio può essere mandato via SMS, via email o tramite le app Authenticator tipo Microsoft Authenticator o Google Authenticator. E diciamo un livello di sicurezza in più, che anche quando qualcuno vi possa rubare la password, ci avete questo livello, ma con Microsoft Teams non serve né più la password né più la multi-factor authentication, perché un hacker può loggarsi col tuo utente nella tua azienda in maniera molto semplice. Venerdì, in questo video, avevo detto che Microsoft Teams è sviluppato con un ambiente sviluppo chiamato Electron, che permette di utilizzare le web technology per sviluppare applicazioni. E infatti, per renderla proprio in maniera semplice, l'interfaccia grafica di Microsoft Teams non è altro che un browser e quelle sono tasti in HTML. E il browser che contiene Microsoft Teams è basato su Blink. Non sapete cos'è Blink? Non vi preoccupate, andate a pescare questo video che è sempre quello di poco fa, che ve lo metterò anche nell'endcard, così non ve lo perdete. Essendo un browser a tutti gli effetti, come tutti i browser, usa i cookie. E tra i tanti cookie vengono utilizzati i cookie di sessione, che vengono chiamati in gergo token, che vi permettono di loggarvi col vostro utente senza inserire né la password e né il multi-factor authentication, qualunque esso sia. Quindi praticamente il token di sessione permette di autenticarvi come voi, ma senza rifare tutti i passaggi dell'autenticazione. Ora, questa notizia è riportata da Punto Informatico e io non sono un esperto di Electron, non l'ho mai utilizzato per sviluppare roba seria, l'ho visto, ci ho giochicchiato, ma non ci ho mai fatto roba seria. Punto Informatico riporta che Electron, almeno nelle impostazioni di default, non permette la crittografia. Quindi i token di sessione sono semplicemente memorizzati in un file in chiaro. Quindi chiunque entri nel vostro computer e ruba quel token, fa copia e incolla e riesce a autenticarsi come voi. E qual è stata la risposta di Microsoft per quanto riguarda questa falla di sicurezza? Valuteremo se rilasciare una patch. Valuterete? Io sono scioccato. Storia interessante. Dove lavoro io, ci hanno fortemente incoraggiato a non utilizzare Zoom. Perché? Prima della pandemia c'erano stati alcuni problemi di sicurezza con Zoom. Problemi che poi sono stati risolti. Tuttavia, per essere sicuri, ci hanno detto: cercate di non utilizzare Zoom, almeno per i meeting che fate voi. Se vi invitate in un Zoom meeting, ok, andateci. Però se fate voi il meeting, utilizzate queste due piattaforme che noi vi mettiamo a disposizione. Una è Webex e l'altra è Microsoft Teams. Perché? Intanto perché le abbiamo già pagate e non sono buggate. No. Ovviamente no. Sempre Microsoft, che sempre deve dare del disagio,
anche dichiarando che a partire da dicembre 2022 finirà di supportare Microsoft Teams, ovvero il client di Microsoft Teams per Linux. Perché? Non lo so. E questa cosa a me fa fortemente arrabbiare. Perché? Quando mi è stato imposto di utilizzare Teams o Webex, vedendo che su Linux c'era un client, io l'ho installato. E devo essere anche sincero, non solo lo uso tutti i giorni perché lo devo utilizzare, ma anche mi piace utilizzarlo. E adesso Microsoft cosa ha detto? Voi utenti Linux potete continuare a utilizzare Teams dall'interfaccia web. Microsoft, cioè, quando fallisci? Benissimo pinguini, anche la notizia di oggi è conclusa qua. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e fatemi sapere nei commenti qual è la piattaforma di videoconferenza che voi utilizzate giornalmente per lavoro. Io, come detto, uso Teams e devo continuare a utilizzarlo. E non dimenticate di guardare questi video, tra cui quello in cui vi racconto cosa è Blink nel dettaglio. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao!